smart, la chimica è veramente in ogni dove. Il festival di quest'anno, ma così come è sempre stato, c'è il titolo, abbiamo avuto la luce, abbiamo avuto lo spazio e poi cerchiamo di declinare queste cose anche in modo non accademico, ma cercando di divertirci appunto con i temi che proponiamo di anno in anno. E così sarà anche quest'anno. Con la chimica, quindi nel programma che poi verrà ovviamente meglio declinato da chi mi seguirà nell'intervento, però ci sarà un appuntamento, per esempio, ricordo io, quelli che mi vengono in mente, Pirelli che parlerà delle mescole, la Vazza del caffè, ci sarà l'alchimia nello sport, Baldini e Tania Cagnotto, che nella loro carriera hanno avuto due momenti, hanno avuto molti momenti ovviamente importanti, ma Atene e Rio, due, parlo soprattutto della maratona, anche perché io sono un podista, di tuffi non me ne intendo, però per fare un risultato come quello che ha fatto Baldini nella maratona di Atene nel 2014 c'è veramente un'alchimia pazzesca, cioè devi indovinare tutto il giorno giusto, quindi la preparazione, la forma, la fortuna, e quindi è un'alchimia e sarà interessante, ripeto, in questi appuntamenti sentire i loro racconti.